Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Milano Pavia News. Ci occuperemo naturalmente delle elezioni regionali che si stanno tenendo anche nella giornata di oggi, poi le notizie sulla viabilità Pavia modificata per i lavori di finitura del ponte Ghisoni, la questione del biodigestore di Arena Po e poi altre notizie sempre in diretta. Urne aperte quindi per le elezioni regionali, lo rimarranno fino alle ore 15, poi inizierà lo spoglio delle schede e da quel momento inizierà anche la nostra lunga maratona che si protrarrà fino a tarda sera. Ma vediamo di anticipare qualche tema andando a collegarci. C'è già la nostra inviata Benedetta Maffioli dal Pirellone, da Palazzo Pirelli, la nostra postazione dedicata che sarà uno dei collegamenti, una delle postazioni fisse della diretta di oggi pomeriggio. Allora, buongiorno Benedetta. Buongiorno Paolo, esatto, si voterà ancora fino alle 15 di oggi pomeriggio per le elezioni regionali della Lombardia che andranno a determinare il nuovo presidente della regione e gli 80 futuri consiglieri regionali. Elezioni che però fino ad adesso hanno determinato un record in negativo, ovvero il record dell'affluenza che ieri alle 23 di ieri sera, appunto ultimo dato disponibile su tutti 1.504 comuni della Lombardia scrutinati era il 31,78% contro il 73,81% del 2018. Andando più nel dettaglio, si vede come sempre alle 23 di ieri a Milano l'affluenza è arrivata al 32,65%, in provincia di Milano al 32,05%, ad Abbiategrasso al 30,95%, a Magenta 33,72%. Vediamo adesso la grafica. Per quanto riguarda invece il territorio pavese e dell'Oltrepò, l'affluenza in provincia di Pavia è stata del 29%, a Pavia del 31,32%, a Vigevano del 29,21% e a Voghera del 29,92%. Ricordiamo che i candidati alla presidenza del nuovo governo lombardo sono quattro. Il primo è il presidente uscente Attilio Fontana, che è appoggiato da cinque liste di centrodestra, tra cui quelle dei principali partiti del centrodestra, quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. C'è poi il secondo candidato che è Pierfrancesco Maiorino, appoggiato da quattro liste del centro-sinistra, tra cui PD, Verdi e 5 Stelle, Letizia Moratti con due liste, una delle quali è composta da Italia Viva e Azione, e infine c'è Mara Ghidorzi con una lista civica di Unione Popolare. Ricordiamo appunto il voto chiude alle 15 di questo pomeriggio, da lì in poi ci saranno tre fasi, si passerà all'inizio con lo spoglio dei nomi dei candidati, poi delle liste e successivamente delle preferenze. Gli exit poll inizieranno subito alle 15 e poi seguiranno le prime proiezioni. Già come dicevi Paolo, io vi ricordo che noi inizieremo proprio la nostra maratona elettorale a partire dalle 15 di questo pomeriggio con lo speciale elezioni condotto dal nostro direttore Stefano Carlo. Alle 19 ci sarà poi il solito appuntamento con l'informazione nei nostri telegiornali e alle 21.10 ci sarà il programma di attualità e dibattito del nostro Claudio Michalizio e si chiama Orizzonti. Io, come dicevi Paolo, rimarrò qui fissa in regione a Palazzo Pirelli, come vedi nel nostro box dedicato, mentre i colleghi Giusy Chiricò, Stefano Galimberti e Giovanni Bigone seguiranno i tre candidati principali, ovvero Fontana, Maiorino e Moratti. Invece da Pavia ci sarà Mario Fortunato che al municipio, proprio nella sala dove vengono portate fisicamente le schede scrutinate. E quindi per il momento questo è tutto. Ti ridò la linea, Paolo. Grazie, grazie. Allora torneremo poi da te nello speciale dalle 15 in poi. Veniamo ora alle altre notizie e cominciamo spiegando quello che succederà per la viabilità a Pavia in questa settimana. In realtà se siete già passati in zona avete visto che qualche cosa è cambiato. Devono essere fatti i lavori di finitura del nuovo ponte Ghisoni che rimarrà chiuso fino a sabato il servizio.
Resterà chiuso fino a sabato pomeriggio il ponte Ghisoni a Pavia in zona Città Giardino, una chiusura necessaria per terminare gli ultimi interventi previsti dal progetto, l'installazione dei guardrail e il collaudo definitivo. Una volta terminati i lavori, il cantiere potrà considerarsi chiuso e verranno tolte le ultime impalcature. Il divieto di circolazione, scattato lunedì mattina, sarà in vigore fino alle 14 di sabato 18 febbraio. L'assessorato alla mobilità del comune di Pavia ha diffuso un volantino per illustrare i percorsi alternativi. Chi proviene da via Olevano, via Folperte o via Scaramuzza, con direzione Milano, si legge, avrà la possibilità dell'uscita successiva al ponte, percorrendo via Alzaia per rimettersi in viale Repubblica e utilizzare il ponte vicino allo stadio Fortunati. Chi proviene dalla periferia, percorrendo viale Repubblica in direzione piazzale San Giuseppe, all'intersezione col ponte Ghisoni, sarà indirizzato verso il ponte levatoio di viale Ludovico il Moro o la rotatoria di Borgo Calvenzano. Infine, chi proviene da Borgo Calvenzano in direzione piazzale San Giuseppe all'intersezione col ponte Ghisoni sarà indirizzato verso il ponte vicino allo stadio Fortunati per poi percorrere via Alzaia ed immettersi in via Olevano. Il comune ha fatto sapere che si potrebbero verificare degli incolonnamenti nelle ore di punta tra le 7.30 e le 9 e tra le 16 e le 18.30, che però verranno gestiti dagli agenti della polizia locale. Lavori di diverso tipo ad Abbiategrasso, dove si sta iniziando a rifare completamente l'illuminazione pubblica. Si inizia dalle periferie e poi si arriverà in centro. Ecco tutti i dettagli. 2 anni è il tempo previsto dai progetti, un minor tempo, quello che la giunta di Abbiategrasso vuole impiegare a completare il rinnovamento dell'illuminazione pubblica in tutta la città. Si è partiti ufficialmente il 23 gennaio e i primi quartieri che vedranno completati gli impianti saranno quelli periferici, per poi arrivare fino al centro. Parecchie vie, parecchi quartieri soffrono molto di questa situazione che gli attuali lampadine oramai sono straconsumate. Noi oggi presentiamo il cronoprogramma che praticamente delinea in grande delinea gli interventi che saranno fatti nei giorni prestabiliti, che non saranno poi effettivamente tanti, ma che però delineano gli interventi che A2A farà. Il cronoprogramma è stato presentato in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Cesare Nai, dell'assessore alle opere pubbliche Roberto Albetti e dai tecnici comunali che dialogano attivamente con A2A e ne seguono i lavori. Le prime vie interessate dalla nuova illuminazione pubblica intelligente, così è stata definita perché cambia di intensità anche al passare o meno dei pedoni, sono via Mazzini, via Volturno e via Ticino. Al completamento dei lavori saranno rinnovati in totale 4.000 punti luce. In questi giorni si sono attivati i primi 4 passaggi pedonali, via Volturno, via Serafino dell'Uomo, via Le Mazzini e la stazione. Questi qui sono i primi 4 dei 10 che andrebbero, che si faranno e che stiamo studiando, condividendo con le periferie, eccetera, dove è meglio farle. Queste sono già un'indicazione però di come cambierà la situazione della illuminazione di Abbiategrasso, perché io ho ricevuto appunto in questi giorni delle congratulazioni per gli interventi fatti, perché la gente è contenta e si sente più sicura. Questa sarà una settimana decisiva per il progetto di biodigestore di Arena Po, di cui tutto si è parlato. Perché settimana decisiva? Perché ci sono incontri importanti fra domani e dopodomani. Andiamo a collegarci in diretta con Ermanno Bidone. Buongiorno Ermanno. Buongiorno Paolo e buongiorno anche ai telespettatori. Sì, è come dici, è una settimana davvero decisiva, quella che si è appena aperta, perché ci saranno una serie di incontri di carattere tecnico ma anche politico, e questa forse è la novità più rilevante relativamente appunto a questo progetto che, come vi abbiamo raccontato più volte, appunto è stato molto osteggiato, è tuttora molto osteggiato dalla cittadinanza, dai residenti in particolare della zona di Bosnasco e Arena Po, ma anche da quelli di Castel San Giovanni e Stradella, per i temuti impatti sulla viabilità e sull'ambiente che potrebbe provocare. Dicevamo, incontri di natura politica sono come quelli che
è stato come quello che è stato convocato per domani alle 17.30 in provincia di Pavia, quando il presidente della provincia Giovanni Paoli riceverà i sindaci e i comitati e le associazioni ambientaliste che si stanno appunto battendo contro la realizzazione di questo progetto, un incontro che è stato confermato nelle scorse ore e che precede di poche ore quella che potrebbe essere l'ultima conferenza dei servizi prevista per mercoledì, incontro questo di carattere tecnico in cui dovrebbero essere sviscerate le ultime questioni relativamente appunto a questo impianto e che potrebbe essere anche l'ultimo e chiudere così questa vicenda. Ovviamente non ci sa ancora se con un'autorizzazione o con un diniego. Si vedrà, il comitato intanto ha annunciato che attraverso anche i sindaci chiederà un rinvio ad un'altra di un altro della conferenza dei servizi. Staremo a vedere, facciamo il punto proprio con il comitato nel prossimo servizio. Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il discusso progetto del biodigestore di Arena Po. Due gli incontri in programma, uno politico e l'altro tecnico, prima della conferenza dei servizi fissata per mercoledì e che non si esclude possa essere anche l'ultima. Martedì alle 14 il presidente della provincia Giovanni Paoli incontrerà i sindaci della zona e le associazioni come Legambiente e il Comitato del No. L'incontro è fissato per le 17.30 e segue quello tenutosi l'altra sera a Bosnaco, dove i rappresentanti dei comuni e dei cittadini hanno fatto il punto della situazione. Oltre 2.000 le firme raccolte negli ultimi mesi fino ad oggi a sostegno del no alla creazione di questo impianto per il recupero di energia, nella fattispecie gas metano, da rifiuti organici. Una tecnologia fortemente sostenibile e green, per questo incentivata a livello europeo e nazionale, ma che secondo comuni, cittadini e associazioni contrarie in questo caso sarebbe completamente fuori contesto, non essendo in inserito in un piano ben organizzato. Si temono dunque ricadute negative su traffico e viabilità, oltre che molestie olfattive, senza che almeno a livello territoriale, ha spiegato a più riprese il fronte del no, vi sia bisogno di siti in cui smaltire la frazione umida dei rifiuti. Abbiamo convocato i sindaci della zona maggiormente interessati a questo impianto, come Arena Po, Bosnasco, Zenevredo, Castel San Giovanni e Stradella. Da questo incontro è emerso un tavolo comune di unione da poter portare in provincia. Dalla parte dell'amministrazione provinciale c'è stato un primo approccio e siamo stati convocati a un tavolo dove convoglieremo comitato, associazioni e tutti i sindaci per cercare di far fronte a questo impianto. La cosa a cui stiamo lavorando è una PEC, una lettera dove verrà sottoscritta ben da tutti i sindaci e dalle varie associazioni come Comitato, Legambiente e tutti i comuni, come ho detto poco fa, Arena Po, Stradella, Bosnasco, Zenevredo, Castel San Giovanni, chiedendo un rinvio della prossima conferenza dei servizi per una rivalutazione di alcuni aspetti fondamentali, viabilistici, tecnici e quant'altro, ecco. E stiamo lavorando sotto questo unico fronte, unendo tutti i comuni, e siamo fiduciosi in un risultato ottimo. Cambiamo argomento, è sempre più in crescita il settore del turismo enogastronomico. Se ne è parlato in un convegno organizzato a Milano da Coldiretti. L'Italia vince con il cibo e turismo, che sono i settori trainanti del Made in Italy, in Italia e nel mondo, a sostegno della crescita del paese. Il ruolo dell'agroalimentare e le sinergie, ma anche i rischi dell'esplosione dei costi per la guerra, sono alcuni dei temi al centro dell'incontro organizzato dalla Coldiretti Turismo e Cibo, l'Italia che vince. Ormai i turisti che vengono in Italia vengono anche perché nella nostra nazione si mangia e si beve bene. Abbiamo dei dati molto confortanti, perché nel 2023 supereremo il dato pre-pandemia, già nel 2022 è andato molto bene, con un fatturato complessivo di circa 5 miliardi. Ricordo che noi siamo la nazione di tutta l'Europa che ha prodotti 800 prodotti certificati e 5.000 prodotti di tradizione artigianale.
questo fa sì che siamo assolutamente appetibili sul mercato del turismo. Ma servono maggiori fondi per le filiere agricole e questo è l'appello che Coldiretti fa al governo. Al governo, per quanto riguarda il PNRR, chiediamo un maggior stanziamento per quanto riguarda le filiere agricole. Oggi, per quanto riguarda il bando filiere, abbiamo un valore complessivo stanziato di 1,2 miliardi, sono arrivate domande per 12 miliardi. Rispetto ad altri settori che non sanno come spendere le risorse, ancora una volta l'agricoltura e l'agroalimentare hanno dimostrato che invece laddove ci sono le possibilità c'è voglia di investire, c'è voglia di innovare. Anche sotto questo punto di vista le sfide saranno importantissime, dalla digitalizzazione a tutto ciò che riguarda la robotica, a tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, anche in agricoltura, alla sensoristica, tutto ciò che potremo utilizzare grazie ai droni in termini di attenzione per quanto riguarda il consumo dell'acqua, per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari. L'agricoltura può essere veramente una filiera particolarmente innovativa, abbiamo bisogno di risorse. E a fronte della richiesta di più fondi da parte del mondo dell'agricoltura arriva subito la risposta del governo. È giusto, noi stiamo investendo già molto sull'agricoltura e continueremo a farlo perché è un asset strategico per questa nazione e soprattutto può portare un attivo a questa nazione con l'esportazione dei nostri prodotti di qualità. Solo quest'anno siamo riusciti a ribadire nella legge di bilancio, che voi sapete essere stata condizionata da una contrazione delle risorse dovute a una spesa che in qualche modo ha influito anche sul mondo dell'agricoltura, che è stata quella di calmierare le bollette energetiche ovviamente, e accanto a questo però siamo riusciti a ribadire oltre 1 miliardo di provvedimenti provvisori che gli altri governi avevano varato ed aggiungere un altro 1 miliardo per sostenere alcuni settori e sviluppare alcune filiere che sono più deboli. Ma non è mai sufficiente, perché noi a questo settore crediamo che possa essere una delle risorse principali, perché porta qualità e la qualità è il vero elemento distintivo di questa nazione e il vero elemento di capacità competitiva di questa nazione. Ancora tensioni, come già accaduto nelle scorse settimane, presso gli uffici di immigrazione di Via Cagni a Milano, dove si trovano gli sportelli per gli stranieri che devono presentare domanda di protezione internazionale. La Questura di Milano riferisce che nel corso della notte circa 800 persone si sono radunate presso la caserma Anna Rum. La Polizia di Stato è intervenuta per bloccare quasi 400 cittadini egiziani che si erano mossi per tentare più volte di forzare il blocco. Verso le 6:30 il numero di stranieri che era previsto per la capienza dell'ufficio e per il numero di pratiche che si possono sbrigare in una mattinata ha fatto accesso alla struttura per la valutazione dei documenti. Tutti gli altri hanno abbandonato Via Cagni, facendo così poi scendere la tensione con l'alba. Continuano le indagini sulla morte di Ibrahim Mohamed, l'egiziano che viveva a Ciravegna, trovato morto carbonizzato all'interno della sua auto nelle campagne della frazione Morsella a Vigevano. Abbiamo raccontato del sequestro avvenuto la fine della scorsa settimana in un casolare a Cassonnovo. Torniamo a collegarci con Ermanno Bidone per gli ulteriori dettagli che sono emersi. Ermanno. Eh sì Paolo, continuano le indagini serratissime da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura di Pavia su questa tragica vicenda che ha visto quest'uomo di 44 anni di origini egiziane, Ibrahim Mohamed, appunto trovato come ricorderete su un'auto completamente bruciata. I resti carbonizzati sono stati poi identificati nei giorni successivi e dalle analisi, dall'autopsia è emerso che quest'uomo era stato ucciso in precedenza con almeno 5-6 colpi di pistola. Ebbene, nei giorni scorsi le forze dell'ordine, i carabinieri, gli inquirenti, con l'aiuto anche dei vigili del fuoco, sono intervenuti in questo casolare, per così dire, una sorta di magazzino dove l'uomo lavorava e si occupava di commerciare frutta e verdura, e proprio questo sarebbe il luogo del delitto in cui è avvenuto l'uccisione di
della vittima con appunto alcuni colpi di pistola. Sul posto, come dicevamo, sono intervenuti i carabinieri, ma anche i vigili del fuoco a supporto, i volontari di Robbio. È stato trovato un foro di proiettile all'interno di un portone, foro che è stato isolato grazie al lavoro dei vigili del fuoco, con delle cesoie è stato asportato per essere analizzato. Il giallo della scomparsa, della morte tragica di quest'uomo non è però finito, chiaramente le indagini continuano per identificare i responsabili di questo atto così efferato. A te la linea. Grazie Ermanno, torniamo a Milano. Sappiamo che il flusso di turisti è in continuo aumento ormai da 2 anni in città, non solo, sta aumentando il traffico aereo in generale, sempre più persone anche hanno deciso di tornare a muoversi dopo le restrizioni della pandemia, tanto che, questa è la novità, con la fine di maggio Malpensa aprirà il Terminal 2. Il 31 maggio 2023 il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa riaprirà al pubblico e tornerà ad essere pienamente operativo dopo oltre 3 anni di chiusura, che risale all'inverno 2020, quando, con lo scoppio della pandemia, tutti i voli erano stati concentrati nel Terminal 1. La riapertura del terminal avrà luogo in vista del picco della stagione estiva, consentendo ai passeggeri di tornare a un'esperienza dedicata durante lo svolgimento delle operazioni di terra, dal check-in all'imbarco, riducendo i tempi di attesa e rendendo più snelle le procedure. Quest'estate EasyJet arriverà a basare fino a 23 aerei all'aeroporto di Milano Malpensa, confermandosi il primo vettore dello scalo per capacità messa a disposizione dei propri clienti e portafoglio di rotte raggiungibili. Questi 3 anni di letargo sono serviti anche per un importante lavoro di restyling. I lavori di riqualifica del Terminal 2, iniziati a fine 2022, aumenteranno i servizi rivolti al passeggero attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, miglioreranno l'efficienza energetica del terminal e offriranno soluzioni tecniche per favorire aeromobili di ultima generazione. Il Terminal 2 sarà quindi più confortevole, innovativo e sostenibile. Continuano le occupazioni nelle scuole di Milano. Dopo quelle proclamate dagli istituti Correnti e Tito Livio, oggi anche gli studenti del liceo Manzoni hanno votato a favore dell'occupazione. Un modo, per, dicono, per sottolineare il disagio che ogni giorno viviamo all'interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori. Così su Instagram gli studenti, che hanno organizzato cineforum, lezioni autogestite e momenti musicali. Occupato da oggi a Milano anche il liceo artistico Boccioni. Sono stati comunicati i progetti vincitori del bando emblematici per la provincia di Pavia. Si tratta di finanziamenti importanti che arrivano sul territorio. 8 milioni di euro, tanto ammonta il finanziamento concesso a 7 realtà in provincia di Pavia nell'ambito dei cosiddetti progetti emblematici di Fondazione Cariplo con il contributo di Regione Lombardia. Fra questi il progetto Giovani Formazione e Lavoro della Diocesi di Tortona, che prevede la realizzazione della nuova sede dell'Istituto Professionale Santa Chiara di Broni attraverso la riqualificazione dell'ex scuola De Amicis. Sempre inoltre poi è stato finanziato il progetto della Fondazione San Germano di Varzi, denominato Noi Oltre Po, che intende riqualificare 2 immobili in paese per creare un complesso polifunzionale tramite la ristrutturazione dell'edificio dei Frati Cappuccini e un ampliamento della RSA con altri 10 posti letto. A Pavia e nel Pavese sono stati finanziati invece interventi di recupero della Basilica di San Michele, un progetto culturale legato alla figura dei Visconti che coinvolge il territorio di 4 comuni e un progetto dell'università denominato Dalla Cura alla Cultura, l'ex clinica mondiale si apre alla città di Pavia. A Vigevano sarà invece finanziato un progetto che punta alla creazione di una rete di servizi per la formazione inclusiva e la rigenerazione degli spazi pubblici della città. Restando in Lomellina, è stato finanziato il progetto presentato dalla cooperativa sociale Famiglia Ottolini di Suardi, denominato Sole, che mira all'inclusione dei soggetti svantaggiati, coniugando solidarietà sociale e sostenibilità ambientale.
Per il momento ci fermiamo qua, vi lascio al meteo che andrà in onda tra poco, vi ricordo però gli appuntamenti legati alle elezioni regionali con lo speciale elezioni che partirà dalle ore 15 con in studio il nostro direttore Stefano Calvi e collegamenti, tanti collegamenti tra cui quelli dai principali comitati elettorali. Andremo avanti praticamente fino alle edizioni serali del Telegiornale e poi in prima serata con Claudio Michalizio, puntata speciale di Orizzonti, anche qui con ospiti e collegamenti sulle elezioni regionali. Quindi, insomma, ci ritroveremo più tardi. Per intanto, buon proseguimento di giornata.